Ciao a tutti ragazze, salve a tutti e benvenuti sul mio canale di nuovo. Stasera volevo fare il video dei 50 iscritti, lo speciale 50 iscritti. E ho trovato carina l'idea di fare il video su come scaricare un programma molto famoso per Mac in modo completamente gratuito. Di cosa stiamo parlando? Stiamo parlando di un programma di editing che appunto si trova su Mac App Store e a differenza di iMovie, che è un programma preinstallato e che costa 15 euro e a mio parere fa abbastanza pena, cioè fa abbastanza schifo, a differenza questo è davvero un ottimo programma di editing video. Lo possiamo trovare su Mac App Store nella versione 10.1.4, che è la più recente, per la modica cifra di ben 300 euro. E sono veramente tanti. Io ho deciso di scegliere questo programma perché iMovie non mi soddisfava, nel senso, iMovie è un programma preinstallato, quindi non ci si può aspettare molto. Se qualcuno poi vuole qualcosa di più, allora va su Mac App Store, spende un po' di soldini e compra qualcosa di più. Quindi, per avere questo programma completamente gratuito, avremo bisogno di questo file A13C torrent che si potrà scaricare all'indirizzo che dove diavolo è, a questo indirizzo che adesso incollo qui, su mactorrentdownload.net. Questa appunto è la versione 10.1.4, quindi è recente, la più recente in pratica. E niente, è un ottimo programma perché mi sono trovato molto 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 moltissimo moltissimo moltissimissimo molto bene in confronto ad iMovie. Per esempio, ho scoperto come mettere le scritte nei video, cosa che non potevo fare perché iMovie non è abbastanza, cioè nel senso le opzioni sono un po' nascoste, quindi non si riesce a trovare. Almeno io non riuscivo a trovare le opzioni, quindi facevo dei video che facevano veramente cagare, pena. E questa è chiaramente era una versione che avevo scaricato prima. Adesso sto scaricando quel file, Apple Final Cut Pro X 10.1.4. E quindi lascerò il link del download in descrizione. Ringrazio tutti i miei 50 iscritti e sto cercando un treppiede, un treppiede da sostituire perché quello piccolino che avevo mi si era rotto, quindi non posso più fare video sulla scrivania, anche perché la mia scrivania fa abbastanza cagare e quindi non riesco a fare video. Sì. Quindi ragazzi, io ringrazio tutti i miei 50 iscritti moltissimo, perché davvero 50 iscritti sono tantissimi e spero di arrivare a un alto livello sui 100 iscritti così. E quindi ringrazio tutti, spero che i miei video vi piacciono e ci vediamo al prossimo video. Ciao.